Nella sala San Giuseppe della chiesa San Gregorio VII di Battipaglia si è tenuta un'importante manifestazione dal titolo La violenza di genere come violenza di diritti umani, la Convenzione di Istanbul. Ha presentato la serata Doriana Pesce, presidente dell'associazione Mulieres, ha relazionato la professoressa Virginia Zambrano dell'Università di Salerno ed ha partecipato anche la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, che ascolteremo ora in sequenza ai nostri microfoni. Intanto ringrazio la dottoressa Dori che mi ha invitato, insomma ringrazio l'associazione, perché trovo che sia un'iniziativa veramente molto importante. Ovviamente poi sono stata accolta con questo scampanellio di campane che è insomma abbastanza insolito, quindi molto piacevole. Sì, no, devo dire che è un tema di quelli che meritano approfondimento, e meritano approfondimento perché si pongono al crocevia di tutta una serie di, come dire, di sollecitazioni normative, appunto la Convenzione di Istanbul, ma prima della Convenzione di Istanbul c'erano già state, in verità per quanto può sembrare strano, a partire già dal secondo dopoguerra, tutta una serie di atti normativi volti a tentare di arginare questo discorso della violenza sulle donne, chiaramente, che è una violenza che è difficile da individuare, è molto sottile. Uno immagina sempre la violenza come atto di violenza fisica, in realtà no, è più sottile, come tutte le forme di violenza, anche psicologica, anche economica, ad esempio, no? Quindi diventa complicato. Ed è complicato da portare a galla perché tra le tante persone che hanno, cioè le stesse donne hanno paura fondamentalmente di denunciare determinate violazioni, chiaramente. E quindi diciamo che questo rende ancora più drammatico tutto quanto il discorso. Abbiamo voluto fare questa iniziativa, anche se è spostata un po' avanti nel tempo, ma anche a voler dire che il problema della violenza di genere non è un problema che dobbiamo ricordarci soltanto il 25 novembre, ma anche in altri momenti dell'anno. E l'abbiamo voluto fare con una relatrice illustre che è la professoressa Zambrano, ordinario della cattedra di istituzioni di diritto privato comparato dell'Università di Salerno, che ci illustrerà proprio il documento principe di tutto quello che poi è la violenza di genere da un punto di vista normativo, la Convenzione di Istanbul. Un altro motivo di orgoglio di stasera è che teniamo a battesimo con questo evento la nascita di un'altra associazione, l'associazione Mulieres Libres, che sarà un'associazione che si occuperà fattivamente del problema delle vulnerabilità femminili, quindi sarà uno sportello che organizzeremo, probabilmente sarà operativo e quindi aperto all'utenza a fine 2022, per cui questo è un motivo di grande gioia anche per noi, per stasera e l'evento di questa sera. Anche Cecilia Francese è presente a questo importante appuntamento, allora qualche tua riflessione? Beh, non sono mai sufficienti i 25 novembre, ci dovrebbero essere molti incontri del genere, perché parlare di violenza di genere non si può parlare solo in occasione di una ricorrenza particolare, di una giornata particolare, ma è importante diffondere il messaggio. Oggi molte donne subiscono violenza e hanno paura di denunciare perché magari vivono nell'ambito della famiglia dove il marito, il compagno, a volte anche il figlio, insomma, attua violenza. E quindi bisogna aiutare queste persone, bisogna diffondere il fatto che non sono sola, aiutarli anche nella denuncia. Noi ci siamo, le istituzioni dispongono la possibilità di accogliere le strutture e quindi va divulgata questa cultura dell'informazione ma anche della non violenza, per cui ecco perché bisogna, noi insistiamo molto ad andare nelle scuole per mandare questi messaggi. Oggi sono 109 le donne uccise dall'inizio dell'anno fino ad ora, 63 in ambito familiare, questo la dice lunga. Non è possibile che viviamo in una società come la nostra dove succedono ancora queste cose. Noi come comune ci costituiamo parte civile, a breve abbiamo un primo processo penale per una violenza subita da una donna. Noi ci costituiamo e ci costituiremo sempre, violenze sulla donna, anche violenze sui minori, il comune è presente.